volontà. Mi ricordo in passato i litigi con le ex amministrazioni per il parco giochi chiuso per mesi e tolto ai bambini, quindi io ringrazio, non lo fa lui, però ringrazio veramente da Recchelino d'adozione Franco Senarega, perché per il suo comune e la sua comunità ci ha dato l'anima. Torni a rappresentare Recco e tutto il Tiguglio, tutto il Golfo Paradiso e non solo in regione. Poi in questi 5 anni c'è poco da dire, a livello di tasse regionali la Liguria è una delle meno costose d'Italia per i cittadini, quindi squadra che vince non si cambia, l'aria che c'è in giro è buona. Ieri ero dall'altra parte, alle 2 di un martedì pomeriggio c'erano 500 persone a Ventimiglia, poi siamo stati ad Alvenga, poi abbiamo incontrato i floricoltori. Non ne ho trovato uno che mi ha detto: Salvini, salutami Conte, la Bellanova, Renzi e Di Maio. Poi sarò sfortunato. Poi uno legge qualche giornalone e pensa che al posto del Cristo degli Abissi fra un po' mettano la statua di Conte. Poi parli con la gente normale e ti dice: ma là, quando è che li mandate a casa? Ce la mettiamo tutta, a partire da papà, dalla ministra Azzolina, che è un disastro per la scuola italiana, perché ragazzi, in bocca al lupo, con invidia, sono l'unico milanese che viene a Recco la mattina con i pantaloni lunghi e se ne va, perché adesso poi vado a Marassi, vado in carcere, stavolta ci esco anche, però ci entro verso le 10:30, dovrei uscirci intorno alle 11:30 se va tutto bene, vado a incontrare, però di solito i politici vanno in carcere vanno a vedere se stanno bene i detenuti, io vado a vedere se stanno bene i poliziotti che spesso vivono peggio. Voglio anche in privato. Poi vado a Sestri Ponente, poi ci rivedremo stasera e domani mattina a Roma. Poi per darvi l'idea del fatto che per me la politica è stare in ufficio, stare a palazzo. Oggi pomeriggio vado dall'ambasciatore americano, incontro alcuni imprenditori a Roma, per carità di Dio, però domani mattina sono a Chieti, poi sono ad Avezzano, poi sono nelle Marche, venerdì, mentre voi sarete qua da Tosinio, da Molteno, io vado a inaugurare la sede della Lega a Fabriano, nelle Marche, poi la sede della Lega a Perugia, in Umbria, nel pomeriggio sono a Siena e in serata a Firenze. E quindi lascio a voi Recco, Genova, la Liguria, che ha dimostrato un orgoglio e una dignità senza precedenti, una regione sotto sequestro per l'incompetenza di quelli che hanno reso le autostrade da Parigi-Dakar sostanzialmente, poi venendo in Liguria a dirmi cosa si lamentano sti genovesi, sono stati 3 o 4 i giorni di traffico, quando non penso di essere l'unico che ha amici lombardi e piemontesi che mi hanno detto: Matteo, io la seconda volta che ci ho messo 6 ore non vado più in Liguria ma vado al mare in Romagna o in Versilia, ed è anche un danno economico da miliardi di euro per questa splendida terra. Io dovrò andare a processo per sequestro di persona, qua c'è un governo che ha sequestrato un'intera regione, non una persona, dovrebbero andare loro a processo a nome dei cittadini liguri, perché non si può essere. E poi un pensiero a quelli che dicono in silenzio, col sorriso, fraternamente, cristianamente, ripeto, stamattina sono andato a vedere la chiesetta di Polanesi dove giocavo quando ero nonno, e di solito ci sono, ma vedo che anche oggi ce ne sono 5-6, però educati, compiti, che mi dicono: bisogna accogliere, bisogna essere tutti cittadini del mondo, poveri rifugiati. A parte il fatto che non so se le vedo solo io le immagini di questi poveri rifugiati che scappano dalla guerra, siamo il primo paese al mondo che ospita della gente in fuga dalla guerra col barboncino al guinzaglio, il gattino nella sportina, pantaloni Dolce e Gabbana, cioè voglio dire, è una guerra strana quella che c'era da quelle parti. Però, e chiudo con 30 secondi di serietà, c'è un momento, ci sarà, c'è già per molti, e ci sarà un momento di difficoltà economica che il governo non ha capito se ci è o ci fa. Partite IVA che chiudono, negozi che chiudono,
artigiani che chiudono, piccole imprese. Ieri siamo stati nell'Albenganese, fiori, basilico, piante, olio, pesce, turismo. Questo è andato il bonus vacanze, cosiddetto bonus vacanze, che io non ho capito, l'ho dovuto studiare, non so se sapete come funziona, ma solo una che parla di banchi con le rotelle può partorire il bonus vacanze. Bonus vacanze è di 400 euro, ma non vale tanto per Recco che di alberghi ne ha pochini, però pensate ad altre località liguri. Bonus vacanze, questi geni hanno detto, è 400 euro, cioè io prenoto la vacanza qua all'Elena per una settimana, 600 euro, io vado all'albergo, invece di 600 euro ti do 200 euro in contanti e poi un foglietto con scritto Stato italiano da 400 euro. Sì. E uno pensa che la settimana dopo io vado in banca o in posta con questo foglietto con scritto Stato italiano 400 euro e mi danno 400 euro. No, è il foglietto del Monopoli, perché te lo devi tenere lì fino al 31 dicembre. Se hai guadagnato quest'anno e quindi se sei in credito d'imposta, scali quei 400 euro dalle tasse dell'anno prossimo. Se non hai guadagnato, e purtroppo vista la situazione molte attività imprenditoriali e commerciali quest'anno chiudono con il meno davanti, se non hai guadagnato e quindi non hai il credito d'imposta e non puoi detrarre dalle tasse che non paghi quei 400 euro, te lo tieni nel cassetto fino al 31 dicembre dell'anno prossimo. Ma intanto su quei 400 euro paghi le tasse quest'anno. Cioè, ma solo chi non capisce come funziona un'azienda, un albergo, un bar, un ristorante, un negozio può pensare a un'idea idiota del genere. Quindi diamoci una mano reciprocamente, con calma, con serietà, perché la situazione economica, questi hanno già detto che proveranno a tornare alla legge Fornero smontando quota 100 e daremo battaglia, vi do la mia parola, se proveranno a tornare alla legge Fornero, però se voi fate il vostro il 20 e il 21 settembre in Liguria, però io dal 22 settembre faccio il mio per riprendere per mano questo paese e riportarlo. Bocca al lupo e buone vacanze. Facciamo un omaggio. C'ho 47 anni, amico. No. Arrivo. Dobbiamo andare a visitare la polizia locale, arrivo subito di lì, mi sposto, dobbiamo andare di lì?